Mi chiamo Antonio Caltabellotta e sono il presidente dell'Associazione Volontari di Solidarietà, ONLUS, non lucrativa. Nel 1997, in seguito ad un avvenimento molto importante del mio carissimo amico, molto ammalato, abbiamo organizzato una squadretta per recarsi a casa di questo mio amico, per sostenerlo nella sua malattia. Una malattia molto grave, che lì a poco tempo poi è deceduto. È stata un'esperienza che mi ha illuminato per continuare ad sostenere le persone ammalate. Così nel 1997 ho fondato questa associazione, un'associazione che svolge la sua attività nel territorio del Cividalese, dove è impegnata giornalmente ad assistere gli anziani, i malati, le persone povere. Attualmente noi siamo in una sede provvisoria. Tra poco il Comune di Cividale ci darà un'altra sede dove noi avremo occasione di continuare ad espletare la nostra attività in modo più incisivo, attività che va nel trasporto delle persone nei vari ospedali della provincia. Distribuiamo genere alimentare alle persone bisognose, accertate dagli assistenti comunali. Oltre a questa attività, siamo presenti presso l'ospedale di Cividale, dove facciamo volontariato e quindi portiamo il sorriso e il conforto alle persone ivi ricoverate che non hanno nessuno. Sembra veramente impossibile credere quanti poveri vivono nel nostro territorio. Una povertà sommersa, sconosciuta alle persone. Queste persone che vengono da noi al centro per ricevere il pacco di genere alimentare due volte al mese sono circa 300, di cui l'80% sono nostri friulani, il 20% sono extracomunitari, persone che percepiscono una minima pensione di 450-500 euro al mese e non sono in condizione di poter, non dico vivere, ma sopravvivere. Oltre alla distribuzione dei generi alimentari, facciamo anche la distribuzione di vestiti, masserizie e elettrodomestici, perché viviamo in un momento economico molto difficile per cui le persone non hanno la possibilità più di comprarsi un elettrodomestico o ripararle. Quindi noi riusciamo attraverso anche i vari negozi di poter donare alle persone povere anche questi elettrodomestici e altre, eccetera, eccetera. Come vive l'associazione? Abbiamo 22 volontari che giornalmente sono impegnati o per trasporto persone, accompagnare gli anziani presso i medici o fare la spesa. L'associazione vive di piccoli contributi. Mi permetto di invitare le persone, i cittadini del territorio a visitare il nostro centro per accertarsi effettivamente ciò che noi facciamo, così vi rendete conto delle necessità dei nostri cittadini. Noi abbiamo bisogno anche del 5 per mille, cioè che i cittadini possono contribuire effettivamente donando il 5 per mille sulla dichiarazione del reddito, perché oltre ad acquistare i generi alimentari abbiamo 3 macchine da sostenere, le assicurazioni per le persone trasportate e tante altre necessità, comprare gli occhiali per esempio a una bambina i cui genitori non sono in grado di potergli comprare o comprare le scarpe a uno di Torreano. Vi preghiamo di darci una mano che servirà per aiutare i nostri fratelli che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.
Volevo dire che non occorre dare chissà che cosa. Basterebbe una scatoletta di tonno, un chilo di pasta, per venire incontro ai nostri concittadini che vivono in uno stato di sofferenza sociale e anche morale. Noi distribuiamo igiene alimentare alle persone bisognose. Ovviamente, igiene alimentare che il Banco Alimentare ci offre sono irrisorie per sostenere circa 300 persone. Nel mese di giugno di ogni anno organizziamo una raccolta di igiene alimentare presso i supermercati del territorio, ma soprattutto in quello di Cividale. Questa raccolta avverrà sabato 8 giugno. Io invito le persone ad offrire un piccolo dono, anche una bottiglia di acqua minerale, per venire incontro alle esigenze di cui prima avevo accennato. Ricordiamoci anche che oltre alla povertà materiale abbiamo tantissimi anziani che vivono la solitudine. La solitudine, credetemi, è una malattia terribile. Faccio un esempio: alcuni giorni fa sono stato chiamato da una signora che vive questa solitudine, voleva tagliarsi le vene perché non ha nessuno. Siamo intervenuti, siamo riusciti ad evitare che ciò succedesse. Abbiamo anche delle volontarie preparate che si recano presso queste persone che vivono la solitudine, dove portano il sorriso e il conforto. Siamo presso la sede dell'AVOS in presenza della dottoressa Mariuzzi e della dottoressa Laura. E della volontaria Vilma. Siamo qui per un progetto, per una collaborazione con l'associazione Il Pasticcio. Siamo qui sì per presentare questo progetto, Musica e Cervello. Fondamentalmente si tratta di portare alla sensibilità delle persone il problema dell'accudimento di una persona non autosufficiente in famiglia. È un problema che riguarda, dal nostro punto di vista, la salute di chi si occupa della persona non autosufficiente. Ed è per questo che con l'associazione AVOS collaboriamo per portare a conoscenza della popolazione in queste zone, nelle valli, di questo progetto. Possiamo avere dei gruppi di sostegno per imparare a modulare la comunicazione e migliorare la relazione familiare. Ma lo vogliamo fare anche attraverso la musica, ed ecco perché i volontari come la signora Vilma si sono offerti per portare momenti di cordialità, di leggerezza, per poter affrontare e migliorare i problemi relazionali in situazioni difficili, anche attraverso la componente musicale, che è sempre garanzia di partecipazione. Silvestro, tu sei venuto questa mattina presso la sede dell'AVOS, al centro. Da quanti anni vieni qua? Da un anno. Chi ti ha autorizzato a venire da noi? Dal comune di Cividale. Quindi tu hai portato una lettera dove si dice che tu sei in condizioni disagiate. Dico bene? Sì. Noi abbiamo preso atto e ogni due settimane vieni qui e noi ti diamo un pacco di igiene alimentare di circa 10 kg, 12 kg, è vero o no? Sì, è verissimo. Quindi io ti auguro che tu possa trovare un posto di lavoro in modo che tu possa tirare avanti, possa andare avanti e vivere un po' meglio di come stai vivendo, va bene? Sì, va benissimo. Volevo dire una cosa, che ringrazio la AVOS per tanti che aiutano noi stranieri. Adesso uno che non ha lavoro, se non ho la AVOS è difficile per vivere. Ringrazio tantissimo AVOS, loro sono gentili. Va bene così. Grazie. A te. Grazie. Quando hai bisogno, le nostre porte sono sempre aperte, hai bisogno, per qualsiasi cosa. Okay. Auguri e spero che tu possa trovare un lavoro continuativo e non di 3 ore la sera, va bene? Sì, va bene. Ciao. Ciao.